Anche Google presente oggi a questa giornata inaugurale del Master di primo livello in Cyber Security Management. Perché Google ha premiato questo ateneo coprotagonista di un progetto per rafforzare la postura cyber delle PMI? Google.org e Google hanno identificato per quest'anno la cybersicurezza e la cybersicurezza delle piccole e medie imprese, oltre che la lotta alla disinformazione, come due delle principali sfide della nostra epoca. E risolvere le principali sfide della nostra epoca è una delle mission di Google.org, che è il ramo filantropico di Google, che mette a disposizione risorse e tecnologie, le cose che Google ha e che sa fare bene, per le eccellenze del territorio. In questo contesto abbiamo indetto questa Impact Challenge, la chiamiamo noi, quindi abbiamo messo a disposizione per l'Italia un fondo di 4 milioni per tutte quelle realtà no profit che lavorano sul territorio e che si sono distinte con i loro progetti volti appunto a risolvere, ad affrontare queste grandi sfide. Per questo che abbiamo deciso di premiare il progetto del Campus Biomedico e del Politecnico di Milano per il supporto e per soprattutto garantire l'accesso alle piccole e medie imprese di territori svantaggiati, vulnerabili, agli strumenti per la cybersicurezza e per la resilienza cyber. E qual è l'impegno di Google per la cybersicurezza dell'Italia? Vediamo tutti noi l'impegno di Google per la cybersicurezza in quanto utenti, nel senso che uno dei principi che determina, che guida l'approccio di Google alla cybersicurezza è quello di avere degli strumenti, delle funzionalità di cybersicurezza integrate. È visibile nella nostra esperienza di consumatori, basta guardare la casella di spam di Gmail per capire che Gmail blocca il 99,9% dei tentativi di phishing, spam e malware, e Google Play Protect su Android monitora 100 miliardi di app ogni giorno e blocca oltre 2 milioni di tentativi di installazione di malware sui nostri dispositivi ogni anno. Poi ci sono gli strumenti che Google mette a disposizione delle persone per fare awareness e anche per comprendere la loro igiene cyber, ad esempio il Centro per la Sicurezza, che ci permette di capire quali sono i device connessi ai nostri account, se le nostre password sono sicure, sono ripetute, sono state intercettate, hackerate, bucate. E poi ad esempio ci sono quegli strumenti che fanno parte ormai della nostra routine cyber, come l'autenticazione in due fattori, che è applicata di default nei servizi, nelle funzionalità di Google. E poi c'è il lavoro che Google fa per i governi attraverso le nostre tecnologie cloud, ad esempio c'è Chronicle Cyber Shield, una piattaforma integrata per i governi che permette di intercettare e contrastare le minacce cyber. Oltre a questo poi ci sono gli sforzi per offrire ai governi degli strumenti cyber o degli strumenti cloud che rispondono alle esigenze di sovranità dei governi, e quindi tutta una serie di offerte e di funzioni che permettono ai governi e alle pubbliche amministrazioni di restare in controllo dei loro dati nelle modalità che preferiscono, non solo dei loro dati ma anche dei loro software, insomma delle funzionalità che ritengono strategiche per la loro sovranità e che permettono anche di rispondere alle crescenti richieste dal punto di vista regolamentare dell'Unione Europea e dei governi nazionali.